Oggi andiamo a fare una ricetta che secondo me è fantastica. La trippa con i fagioli alla contadina, questo nome non lo so perché è stato dato questo, ma diciamo perché è molto rustico come tipo di lavorazione. Da che cosa partiamo? Da un battuto ricchissimo. Cipolla, andiamo a affettarla. Metto dell'olio in una bella casseruola dai bordi alti e vado a mettere la cipolla. Carota. E andiamo a mettere anche la carota insieme alla cipolla. Del sedano, ho già levato la pellicina esterna, quindi la parte filamentosa l'ho tolta. Mettiamo uno spicchio d'aglio, lo mettiamo così intero, mettiamo un peperoncino e facciamo soffriggere bene. Ora do una bella pulita al banco e proseguiamo la ricetta. Qui abbiamo la trippa, ora andiamo a tagliarla, ad affettarla a striscioline. Ah, naturalmente questa è trippa precotta, eh? Questo è importante, eh? E comincio a mettere intanto la trippa che ho già tagliato, in modo tale che già questa qui comincia a rosolare bene. Nel frattempo proseguo. Facciamo rosolare bene. Nel frattempo qui ho dei pomodori pelati, semplici pomodori pelati, le vado a frullare un pochino. A questo punto andiamo a versare tutto il pomodoro. Poi qui ho del brodo vegetale, semplicissimo brodo vegetale, e andiamo ad aggiungerlo un pochino. Questo ci permetterà naturalmente di portare avanti la cottura in modo piuttosto lento, senza avere il rischio poi che si vada ad attaccare. Vado ad aggiungere un po' di sale, copriamo, abbassiamo la fiamma e lasciamo andare per almeno 30-35 minuti. E ora vado ad assaggiare il sughetto per sentire già il sapore. Buono, però manca un po' di sale, quindi un pochino lo vado già ad aggiungere ora. E a questo punto andiamo ad aggiungere i fagioli. Questi sono fagioli che sono già cotti, eh. Non metterò tutto il liquido, cercherò un po' di risparmiarlo. Diamo una bella girata e ci vado a mettere anche un po' di pepe. E a questo punto lasciamo cuocere a fuoco basso, quindi riabbasso nuovamente il fuoco e lascio anche scoperto in modo tale che possa raddensare bene. E lasciamo cuocere per almeno una ventina, una trentina di minuti, proprio a fuoco molto molto lento. La verità è che questa qui potrebbe stare ancora a bollicchiare, a sobbollire per ore e ore e diventerebbe sempre più buona. Anzi, la verità è che a me piace sempre il giorno dopo o anche due giorni dopo. Guardate che bellezza, questi naturalmente sono i classici piatti dove si mangiano 50 fette di pane insieme. Non male, eh? Qui non c'è da fare niente. La verità è che a gusto personale io ci aggiungo solamente un pochino di pepe. Proprio così, eh? Ma perché piace a me. Buon appetito!